regalare un disegno per tutti è importante. Il tema è la rinascita, il mondo che riparte dopo la pandemia, gli edifici cittadini che cambiano faccia grazie all'arte. Dopo il successo della prima edizione torna Super Wall, la biennale di street art di Abano e Padova, che coinvolge 40 artisti italiani e stranieri che dal 5 al 20 giugno realizzeranno opere d'arte in 35 superfici messe a disposizione da realtà pubbliche e private. L'arte deve scendere nelle strade, come il muralismo di Siqueiros, quindi la street art ha saputo coniugare la tradizione identitaria di Padova sugli affreschi con i linguaggi del contemporaneo. Siamo la città, credo, che ha il maggior ciclo affrescato del 300 e siamo la città che avrà il maggior numero di metri lineari di affreschi legati ai writer. Dall'Università di Padova all'Ospedale Sant'Antonio, passando per istituti religiosi e scolastici, supermercati, strutture ricreative e un impianto idrico, l'area più vasta che verrà decorata. Questa è un'occasione straordinaria di valorizzazione, perché verranno utilizzate delle vernici ecocompatibili, ma soprattutto utilizzeremo il fatto di fare questo intervento per prolungare la vita tecnica del manufatto, perché lo preserviamo rispetto alle problematiche climatiche. Oltre ad Abano e Padova, per questa edizione parteciperanno altri comuni, Albignase, Golimena, Saonara, Rubano, Veggiano e Mestrino. Quest'ultimo ha risposto coinvolgendo anche gli alunni della scuola media locale. Abbiamo chiesto al nostro plesso scolastico, con la sua dirigenza, di iniziare un percorso di avvicinamento delle classi medie terze alla street art, per farla capire, che finirà poi con un incontro con l'autore stesso. Il parterre di artisti che ha deciso di aderire alla chiamata dei curatori è davvero eccezionale. Dai padovani Tony Gallo, Alessio B, Orion, Zero Mentale e tanti altri, agli internazionali come le spagnole di Medianeras e gli Allegria dal Prado, fino ai francesi del collettivo La Cremerie. È stata una bella innovazione.